Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come vedete ho davanti a me un pacchettino appena arrivato dall'azienda Res Chimica, che penso conosciate un po' tutti, e sono stati molto gentili da volermi inviare dei campioni gratuiti e dei loro prodotti da recensire appunto sul mio canale e da testare insieme a voi. E non vedevo l'ora appunto di ricevere questo pacchettino perché mi hanno già detto che cosa mi inviavano e quindi non vedo l'ora appunto di vedere dal vivo i prodottini che mi hanno spedito. E ho già, lo vedete, già aperto perché ho tolto la bolla dove c'era appunto il mio indirizzo di casa, non mi sembrava insomma il caso. E quindi apriamo subito il pacchetto insieme a voi. E vediamo quello che mi hanno mandato. Ecco qui, abbiamo aperto il pacchettino. Adesso lo metto da parte così vi faccio vedere man mano i prodotti che ci sono. Per non farvi vedere subito subito. Quindi partiamo dal catalogo che mi hanno mandato, che è il catalogo del 2016, appunto il sito in questione è reschimica.com, ma ve lo lascio giù anche nell'info box. Io ho scoperto questo sito attraverso Lady Giorgia, che penso conosciate un po' tutti, che faceva vedere appunto le gomme siliconiche e io volevo assolutamente provarle perché da tanto che cerco delle gomme siliconiche buone. E appunto io avevo visto questa qui, la Silend, e anche poi la Feel Crystal, che è la resina. E quindi partiamo subito, vi dico già quante cosine belle che sto vedendo. Allora, partiamo subito dalla Silend, che è la gomma siliconica, e che è appunto quella, se non erro, quella di 500 grammi. Comunque, vi lascio sempre giù, oltre al sito, anche i link dei prodotti direttamente appunto per andare a vederli, per vedere anche il prezzo. E questa è quella da 500 grammi in componente A e componente B, e questa è quella appunto che si può utilizzare anche sulle mani, ideale per stampi rapidi o calchi di parti del corpo direttamente a contatto con la pelle. Quindi penso che questa sia fantastica perché appunto si può utilizzare anche sulle parti del corpo e polimerizza rapidamente a temperatura ambiente, assolutamente atossica. E in questo caso appunto il rapporto di catalisi è di 1 a 1, quindi se magari prendo 100 grammi di questo devo prendere anche 100 grammi del componente B. Un'altra gomma siliconica che ci tenevo particolarmente a provare è questa qui, che è la Sil 15, che è quella lì appunto che ha il catalizzatore a parte e che è, diciamo che è quella da colata, appunto è una gomma siliconica colabile e morbida. Il rapporto di catalisi in questo caso è del 5%, quindi appunto 100 grammi di gomma si devono inserire 5 grammi di catalizzatore, che è, se non erro, quello con le goccine. Questa appunto è ideale per cornici, ornamenti, statue e piccoli prototipi, idonea per la tecnica di sformatura a guanto ed elevata resistenza alla lacerazione. E infine sono stati così gentili, visto che hanno visto che anche io realizzo delle creazioni con la resina, mi hanno inviato la Feel Crystal, che da tanto tempo io volevo provare, appunto anche questa è in componente A e in componente B, e in questo caso il rapporto di catalisi è di 60 a 100, quindi 100 grammi di componente A e 60 grammi di componente B. E anche questa, almeno per quello che ho visto adesso, fino adesso nei video di Erika Kawaii e di Giorgia, è abbastanza buona. Ovviamente non vedo l'ora anche io di provarla, così vi posso dare la mia recensione oggettiva su quelli che sono appunto i tre prodotti. E quindi nei prossimi giorni proveremo insieme sia la Silend, sia la Sil 15, che sia farò una colata con questa resina, in modo che vi potrò dire insomma le mie impressioni e anche come si usa per far vedere un po' l'utilizzo appunto delle due gomme siliconiche e della resina, vabbè, che già sapete come si utilizza. Quindi io niente, vi spero che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio ancora la Res Chimica per avermi mandato questi campioni gratuiti per provarli insieme a voi. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo giovedì con un altro video. Ciao!